Buongiorno e bentrovati con questo nuovo appuntamento dell'informazione di Area Centese. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, questa mattina si è recato a Massa Finalese, in provincia di Modena, per l'inaugurazione del Pala Diversivo, un centro polifunzionale realizzato appunto a Massa Finalese, in via Barbieri, nei pressi del campo sportivo comunale, grazie alla donazione post-terremoto di 936.000 euro effettuata da Fondazione Pro Solidar, organismo nel quale sono presenti pariteticamente tutte le organizzazioni sindacali del settore del credito, nonché tutte le imprese aderente all'ABI. Ad inaugurare la struttura, insieme al presidente Bonaccini, c'erano anche il presidente della provincia di Modena, Fabio Braglia, il presidente di Pro Solidar, Giancarlo Durante, e del sindaco di Finale, Emilia, Claudio Poletti. La storia della struttura, piuttosto articolata e complessa, è iniziata nel 2015 ed è arrivata a compimento solo nel 2022, grazie all'accelerazione voluta dalla Giunta Poletti, prima con l'acquisizione sostanzialmente gratuita dell'immobile al patrimonio del comune e poi con l'affidamento alla gestione all'APS il Diversivo. Con questo è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, state sempre collegati con noi, sempre su tutti i nostri canali social e anche con il nostro giornale online areacentese.com. Alle prossime!